sosteneva che la storia è maestra di vita. Come può lo studio del passato offrirci oggi lezioni utili per il nostro presente e il nostro futuro? Una possibile risposta è avvicinarsi alla materia in maniera nuova. Ed è proprio questo l'approccio che propone Che Storia, il corso De Agostini per la scuola secondaria di primo grado. Scopriamo di più insieme. Che Storia si caratterizza per una narrazione vivace, semplice e chiara, che punta sugli elementi visivi e multimediali. Diventa così più facile apprendere, più agevole ricordare, più interessante sviluppare le competenze, più veloce verificare il grado di comprensione. Un approccio di questo tipo facilita anche il lavoro in classe degli insegnanti, che hanno anche a disposizione una guida molto ricca e utile. Che Storia, inoltre, propone materiali ad alta leggibilità per lavorare con studenti in difficoltà. Per l'insegnante, un DVD con i libri digitali e le presentazioni delle lezioni con la LIM. I volumi cartacei sono integrati dai contenuti digitali dell'e-book, un libro di ultima generazione corredato di apparati multimediali per approfondimenti interdisciplinari. I volumi sono organizzati in sezioni, capitoli e lezioni. Le pagine intitolate Sulle tracce di aprono le sezioni e guidano i ragazzi alla scoperta di un'epoca e a comprendere come il passato sia sempre attuale. Il titolo del capitolo inquadra l'argomento. Una domanda e un'immagine chiave introducono il tema portante, che si dipana attraverso una lettura guidata. La linea del tempo e le icone facilitano la memorizzazione degli eventi principali. La carta geografica, con i personaggi, mostra i protagonisti e i luoghi dei fatti storici. Nel libro digitale, i personaggi si presentano in prima persona ed è possibile visualizzare dinamicamente la sintesi del capitolo. Nel box Competenze si trovano le attività per conseguire i traguardi disciplinari e trasversali. Ai lati del testo, gli apparati per memorizzare eventi e concetti. Le domande guida aiutano lo studente a preparare l'esposizione orale della lezione. Basta un clic per visualizzare sul libro digitale le carte storiche interattive. Al termine del percorso si trovano gli strumenti per ripercorrere a colpo d'occhio le tracce raccolte e per mettersi alla prova. E per riflettere sul presente? La rubrica Ieri e Oggi. Le pagine di Cittadinanza e quelle dell'Atlante di Geostoria aiutano i ragazzi a stabilire i collegamenti con le realtà attuali. E 20. Questa sezione è una porta aperta sul nostro tempo e sul nostro mondo, perché gli eventi, prima di diventare storia, sono cronaca. I volumi, in linea con le ultime indicazioni ministeriali, sono disponibili in formato cartaceo, in versione ebook, in formato digitale sfogliabile e sono sempre corredati dei relativi contenuti digitali integrativi. Che storia! Peccato non averla imparata così. Bello poter insegnarla su un manuale come questo.